a conoscenza e l'obbligo di comunicazione tempestiva in ordine all'insorgere di una causa, eccetera. Quindi alla luce del 63 del decreto legislativo del testo unico, il 267, noi ci troveremmo in questa assise di fronte a un illecito di natura penale con una dichiarazione mendace probabilmente fatta nel corso di questi anni per mancate comunicazioni in essere a cause contro l'ente fatte da amministratori. Cause che hanno un profilo etico tutto da condannare ed è questo l'assise nella quale valutare la morale di soggetti e personaggi che rappresentando l'ente all'esterno si siano concessi il lusso di citare l'amministrazione e quindi l'ente comune per problemi economici. Se e ove mai questi soggetti avessero anche rinunciato prima di insediare questa seduta comunale agli emolumenti, il problema etico sarebbe raddoppiato per un semplice motivo: nel momento in cui io per una dignità personale e lavorativa riesco a fare causa all'ente che rappresento e penalmente mi pongo in una condizione, diciamo, che vi sottopongo di non comunicare l'eventuale modifica, così come dice il modello che mi avete fatto firmare, percepisco anche degli emolumenti dal comune con la partecipazione a commissione e consigli comunali che sembrerebbero a questo punto un'appropriazione indebita o un tentativo di truffa, è la mia domanda, nei confronti dell'ente, perché ho continuato a percepire gli emolumenti che derivano dal mio status di consigliere comunale e ho dimenticato il mio status di ricorrente e non l'ho comunicato all'ente. Quindi delle due l'una, per cui io vi prego di segnalare alle autorità competenti, con un'apposita relazione mi farebbe piacere leggere, se ci sono soggetti che abbiano vissuto questo tipo di condizione nel corso degli ultimi 5 anni. A questo punto, eticamente, io rinuncio ai emolumenti per i quali ho fatto causa, che possono essere di 20, 25 o 30 mila euro. Per fare il consigliere comunale, e ne parlavamo col consigliere Arpaia stamattina, percependo al massimo nel corso dei prossimi 5 anni ulteriori 20, 25 o 30 mila euro. Quindi questa amministrazione, sotto l'aspetto della trasparenza, diciamo così, o meglio questo consiglio comunale, nasce viziata sotto il profilo etico e morale. Se di appropriazione indebita o di truffa ai danni dell'ente, lo sapremo tra qualche tempo in base alle vostre relazioni. Ma a questo punto, nel momento in cui il comune dovesse denunciare per questi singoli o molteplici reati un consigliere comunale che si è avvalso di questo doppio status, no? Di ricorrente e di consigliere comunale, noi lo renderemmo nuovamente incompatibile. A questo punto io suggerisco alla parte tecnica e amministrativa di questo ente di delucidare il consiglio nel più breve tempo possibile, perché altrimenti capiremmo perché questa cosa non è stata rilevata nel corso degli anni precedenti. O meglio, sindaco, segretario generale, nel momento in cui c'è stato un RUP, un dirigente, un funzionario, un dipendente qualsiasi dell'ente che ha trattato la pratica legale e l'istruttoria amministrativa del ricorrente, questo si è reso correo, caro responsabile dell'anticorruzione, di una causa nei confronti dell'ente senza avvertire l'amministrazione, o l'ha avvertita e chi aveva il dovere di portare questa discussione in Consiglio Comunale, così come sta facendo oggi il sottoscritto, non lo ha fatto. Che livelli di connivenza ci sono stati nel corso di questi anni tra chi ha istruito la pratica di un eventuale ricorrente, chi è andato a resistere anche in giudizio o chi ha demandato la pratica nel corso delle diverse udienze e sedute e non ha mai avvisato l'amministrazione che era nato un caso di incompatibilità. Quindi il caso di incompatibilità, per non essere ripetitivo ma per scontare i 3 anni di assenza e farveli soprattutto scontare, l'incompatibilità non è stata segnalata dal ricorrente e non è stata evidenziata
dalla macchina amministrativa di questo ente che ha trattato questa istruttoria, questa fase endoprocedimentale, direbbe lei, segretario Carissimo. Per cui, a scanso di equivoci, onde evitare il ripetersi delle condizioni precedenti, dei 3 anni precedenti, io vi, come dire, suggerisco umilmente di rispondere ai miei quesiti, anche non stamattina, ma nel corso dei prossimi giorni, nel più breve tempo possibile, onde procedere all'eventuale formulazione agli organi sovracomunali ed inquirenti degli eventuali illeciti penali commessi e soprattutto di scansare l'equivoco relativo a un'eventuale copertura, come sembrerebbe essere stato fatto nel corso degli anni precedenti. Grazie. Ovviamente la parte tecnica si riserva di capire esattamente qual era la richiesta e ovviamente di valutare quali sono gli atti e documentazioni che ovviamente non sono in mio possesso, ma probabilmente documentazione depositata presso uffici di altri settori. Sicuramente la verifica verrà fatta. Bene, andiamo avanti con i lavori del Consiglio. Convalida del sindaco e dei consiglieri comunali. Mettiamo a votazione l'atto. Chi è favorevole? All'unanimità dei presenti. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, giuramento del sindaco. Prego sindaco, a lei la parola. Scusami, mi ricordavano. Allora, per rendere l'atto immediatamente esecutivo abbiamo bisogno di metterlo a voto. Votiamo l'immediata esecutività. All'unanimità dei presenti. Prego sindaco. Io sottoscritto Giorgio Zinno, nato a Napoli il 9/8/1979, eletto sindaco del Comune San Giorgio a Cremano a seguito della consultazione elettorale del 20 e 21 settembre 2020, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Il resto lo faccio da seduto, che mi è più facile. Signor Presidente, signori consiglieri, buongiorno. Oggi è la prima seduta del Consiglio Comunale, è un momento fondamentale perché riparte il percorso dell'amministrazione con quella che è l'assise più importante del Comune, dove sono eletti i singoli consiglieri comunali che fanno parte di questo organismo fondamentale, che insieme al sindaco decideranno quelli che sono gli indirizzi futuri della città di San Giorgio a Cremano. Per me ovviamente è un piacere, è la seconda volta che mi trovo a giurare in questo consiglio comunale. 5 anni fa era un'atmosfera molto diversa, vi era una partecipazione diversa, ma purtroppo oggi ci dobbiamo confrontare con un tema che ormai ha assorbito buona parte delle problematiche della nostra città, perché quando si parla della salute dei concittadini, quando si parla della salute dei familiari, degli amici, delle persone a noi vicine, qualsiasi altro problema viene a scomparire o quantomeno diventa di secondaria importanza, perché la tutela di ogni singolo cittadino è fondamentale e quindi la salute di ogni singolo cittadino è fondamentale doverla tutelare. Ovviamente proprio per questo abbiamo fatto questa scelta, almeno per il primo insediamento, di portarci in Villa Bruno, dove era più facile poter mantenere le distanze in presenza di tutti i dirigenti, dei assessori,
della parte amministrativa, oltre ovviamente che del consiglio, del sindaco e come vedete anche della giunta che nelle more del consiglio ho nominato e che tra l'altro sarà oggetto probabilmente del prossimo consiglio comunale, la comunicazione della giunta. Tra l'altro l'ho fatto senza dover fare poi dopo delle modifiche, sapete che hanno scelto di venire in giunta con me anche il assessore De Martino e l'assessore Giordano che erano consiglieri, quindi il consiglio oggi inizia come sarà per i prossimi 5 anni. Io reputo fondamentale che i cittadini si sono espressi in maniera chiara sulla volontà di premiare un'amministrazione uscente, di far sì che potesse continuare a lavorare per la città, dando, devo dire, anche un risultato importante anche una e quindi anche la relativa presenza in Consiglio Comunale legata a quell'importanza del voto, ma come ho sempre detto poi siamo tutti e 25, i 24 consiglieri più il sindaco insieme a dover decidere le sorti della nostra città, c'è una maggioranza, un'opposizione. Ma ovviamente sui temi più importanti io penso e spero che riusciremo sempre a lavorare insieme per il bene della nostra comunità. L'abbiamo fatto in passato relativamente ai temi del Covid nel periodo di marzo-aprile. Io mi auguro che riusciremo a collaborare per il bene della città, a far sì che ovviamente tutte le attività che mettiamo in campo siano a favore dei nostri concittadini. Nei prossimi giorni il Consiglio si dovrà trovare, ovviamente cercheremo di darne il tempo giusto possibile per la discussione, anche a votare quello che è l'assestamento che la norma ci obbliga a votare e ovviamente le modifiche al bilancio. In quelle modifiche noi inseriremo, discutendone in Consiglio, ma ovviamente con la maggioranza già abbiamo attivato tutto un procedimento, degli interventi che servano per la nostra città, per i nostri cittadini in un momento di grande difficoltà. Ho accolto con grande piacere la notizia che dovrebbero tornare i buoni pasto da parte del governo, anche se non si capisce ancora i tempi. Noi già ci eravamo mossi in tal senso con anche altre iniziative. Ovviamente avremo modo di confrontarci anche con l'opposizione e definitivamente anche in maggioranza rispetto a tante altre iniziative che vogliamo mettere in campo, perché le necessità e i risparmi dell'amministrazione devono essere impiegati nell'immediato per le attività che servono per i nostri concittadini e i nostri commercianti, perché il momento è tale che qualsiasi sforzo noi dobbiamo mettere in campo, lo dobbiamo mettere e realizzarlo nel più breve tempo possibile. Avremo 5 anni importanti davanti in cui dovremo costruire la San Giorgio del futuro, continuare a costruire la nostra città, lo dovremo fare insieme con quello che è il programma elettorale, ma sappiamo che durante gli anni avremo nuove sfide davanti da dover, con cui ci dovremo confrontare. 5 anni fa era impossibile prevedere o pensare un momento come quello di oggi, dove ci confrontiamo ogni giorno con i problemi del Covid, con una tematica totalmente diversa e fuori dagli schemi. Da più di 100 anni non si ci doveva confrontare con temi del genere, però la città ha deciso che questo sarà il Consiglio Comunale che nei prossimi 5 anni amministrerà la città e dovremo andare avanti insieme trovando le soluzioni migliori. Termino perché ovviamente non penso non debba essere molto lungo questo consiglio, anche perché è legato ovviamente alle questioni molto più istituzionali, però volevo dare questo primo messaggio. Il consiglio dovremo a breve decidere rispetto a quello che è un piano di aiuti sia ai cittadini che ai commercianti del nostro territorio. Ne stiamo elaborando, ovviamente le idee sono sempre ben accette, ma stiamo elaborando un piano che possa essere ovviamente economicamente possibile e dall'altro lato spendibile nell'immediato, chiedendo ovviamente agli uffici di lavorare il più possibile perché gli stanziamenti economici e la volontà si tramuti immediatamente in aiuti ai nostri concittadini e commercianti. E poi dopo questo momento avremo
un anno importante come quello del 2021, sul quale ovviamente ci dovremo confrontare ancora col Covid-19. Speriamo che sia, anzi siamo fiduciosi che sia l'ultimo anno che avremo questa problematica, ma una comunità come la nostra, che fino ad oggi ha affrontato bene questo momento, purtroppo con tante vittime, con tanti concittadini che ci hanno lasciato, molti erano anche legati a noi personalmente, da affetto, da amicizia, da parentela, persone che non ci saranno più, e anche per loro dobbiamo continuare a combattere, perché dobbiamo far sì che la nostra città ne esca al meglio e che la nostra comunità continui a essere quella grande comunità che ha fatto sì che nella prima fase ha combattuto insieme e continueremo a combattere insieme. Grazie e buon 5 anni a tutti quanti. Allora, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno. Prima di passare all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, devo nominare gli scrutinatori. Nomino il consigliere Cozzuto e il consigliere Nola come per gli scrutinatori per l'atto di... Segretario, sono due gli scrutinatori che dobbiamo nominare? Tre. Allora, consigliere Cozzuto, consigliere Carcatella e consigliera Nola per come scrutinatori. Passiamo al terzo punto, nomina del Presidente del Consiglio Comunale. Sì, dobbiamo distribuire le schede. Distribuiamo le schede, io faccio solo eventualmente ricordo. C'è la cascetella? Sì, sta qua. Ma ognuno deve avere il foglietto. Si dovrebbe fare con i guanti. Presidente, Michele, faccio la precisazione della maggioranza. La maggioranza dei 2/3, lo preciso. No, dico che. Va bene per me. Segretario, se facciamo con l'appello e andiamo. Io chiamo uno. Allora, segretario, se specifichiamo il quorum per la prima votazione e passiamo all'appello, così uno alla volta i consiglieri allora, si avvicinano. La votazione del presidente prevede. Spieghiamo anche le modalità di voto per i nuovi consiglieri comunali. Prevede che in prima votazione eletto presidente il consigliere che raggiunge i 2/3 dei componenti il consiglio. Laddove il quorum non venisse raggiunto, immediatamente il consiglio comunale procede ad un'ulteriore votazione e nella seconda votazione è previsto dallo statuto il quorum della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Alla terza la maggioranza relativa, quindi la maggioranza semplice. Siamo alla prima votazione, io adesso chiamo uno alla volta per inserire la scheda nell'urna. Arpaia. Carbone. Carcatella.
Chianese. Cilento. Cozzuto. De Angelis. Di Giacomo. Emozione. Esposito. Farina. Fatalò. Ferrigno. Galletta. Iacono. Giuliano. Longobardi. Marino. Mirabelli. Nola. Punzo. Russo. Spaziani. Belotta. Allora, gli scrutatori. No. Il sindaco. Giuliano. Segretario, il sindaco. Sindaco. Cioè. No, se volete, se no non vuole. Ci sei, ci sei. E l'altra votazione. No, è una cazzo. Tutto a posto. Allora, qualcuno vuole indicare? Sì, alla seconda, alla prossima. Allora, se ci raggiungono gli scrutatori. Sì, tu. Carbone Michelino. Carbone. 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 Arpaia. Bianca. Carbone. Arpaia. Gaetano. Carbone. Carbone. Michele Carbone. Arpaia. Carbone Michele. Michele Carbone. Carbone Michele. Bianca. Carbone Michele. Carbone. Bianca. Arpaia. Arpaia.
Bianca. Carbone. Carbone. Sono 1, 2, 3, 4 schede bianche. Poi sono 1, 2, 3, 4, 5 per Arpaia. Stanno segnando? Allora, 5 Arpaia. 5 Arpaia. 4 bianche. 4 bianche. Bianche. 1, 16. Vuole ricontare, consigliere, un attimo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carbone. Perché io i tempo. Dobbiamo ricontare? Abbiamo tranquillità, che vogliamo. 17. Devono essere 17 volte. Quindi, ah, 17? Devono essere 17. Quindi si deve rifare. Allora, voglio fare una precisazione, semplicemente un calcolo numerico. Siccome sono 25 soggetti che hanno proceduto quindi alla votazione, i due terzi corrispondono a 16,66, quindi arrotondato per eccesso arriviamo a 17, che è il quorum che praticamente sarebbe stato necessario. Carbone ha conteggiato 16 voti, Arpaia 5 e Bianca, cioè schede bianche 4. Quindi la prima votazione non è andata a buon fine, bisogna ripeterla. Okay? Quindi naturalmente in questa seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti, quindi arriviamo a 13 voti. Assoluta dei componenti. Quindi 13. 13 voti. Sì, sì, secondo me, a meno che non cambiano momento, però è giusto.
Sinno. No, ma quella era Scaramanti, capito? Depennato dall'elenco. Zinno. Arpaia. Non puoi non essere eletto. Carbone. Ma perché sei Scaramanti? Carcatella. Iacono. Longobardi. Siete in ordine diverso questa volta, arriverà dopo. Cozzuto. De Angelis. Di Giacomo. Emozione. Esposito. Farina. Fatalò. Ferrigno. Galletta. Giuliano. Iacono. Marino. Mirabelli. Nola. Punzo. Russo. Spaziani. Velotta. Grazie sindaco. Chianese. Cilento. Grazie.
19. 19. Carbone, 4 arpaia e 2 scheda bianca. Cari consiglieri, signor sindaco, signori assessori e cari concittadini, non vi sarà difficile comprendere con quale emozione in questo momento prendo la parola. Ringrazio tutti per la fiducia che oggi avete voluto darmi, un onore ed un onere a cui dedicherò tutto me stesso. Consentitemi subito di rivolgere un ringraziamento speciale alla mia famiglia, agli amici e compagni di sempre e a tutti quei cittadini sangiorgesi che, grazie al loro contributo e supporto, mi permettono di iniziare questa importante esperienza politica. Al sindaco e alla giunta vanno gli auguri per buon lavoro che svolgeranno nell'interesse della città. Tutto questo accade in un momento storico pieno di accadimenti che stanno riscrivendo purtroppo le modalità di vita quotidiana di tutti noi. Oggi la politica è chiamata ad assolvere al suo ruolo fondamentale, avere cura della polis e dare risposte ai bisogni delle persone nella consapevolezza del difficile momento attuale. Il mio impegno politico oggi assume un significato diverso, quello di Presidente del Consiglio Comunale. È un incarico di responsabilità che mi onora e mi gratifica, ma che soprattutto assumo con onestà intellettuale, scrupolosità, spirito di servizio e rispetto. Il mio essere, come noto, espressione di una precisa parte politica, non sarà certo di ostacolo all'imparzialità, al fine di garantire una democratica dialettica tra i colleghi e alla ricerca costante dell'equilibrio che il Presidente del Consiglio ha il dovere di esercitare. Credo che nessuno di noi debba dimenticare la distinzione fra passione politica e senso delle istituzioni. L'aula consiliare è di sicuro il luogo naturale in cui, attraverso il dialogo e il confronto, si può e si deve contribuire al progresso della nostra città. Il Consiglio Comunale è rappresentato dal Presidente, che è garante dell'applicazione del regolamento, della chiarezza, delle relazioni tra maggioranza e opposizioni, delle prerogative e dei diritti dei singoli consiglieri comunali. Mi auguro di svolgere al meglio il ruolo che oggi assumo, affinché tutti vi sentiate garantiti dalla mia persona. Tenterò di esaltare il ruolo del Consiglio Comunale, adoperandomi al massimo perché possa essere dato il massimo risalto alle sedute di Consiglio Comunale e al lavoro delle commissioni consiliari, soprattutto in questo periodo in cui le persone esprimono il bisogno di sentire le istituzioni vicine. Mi propongo anche di riavvicinare la gente alla politica e far comprendere che essa è lo specchio del comportamento di coloro che la esercitano. Per questo ad ogni consigliere chiedo di avere sempre il massimo rispetto dei colleghi e del luogo in cui esercitiamo il nostro mandato. La qualità dei nostri interventi determinerà la qualità della nostra assemblea. Voglio rivolgere un saluto anche ai miei predecessori, dalla cui esperienza ho tratto e trarrò insegnamento e spunti di riflessione. Così come ho fatto finora, sono sicuro che potrò contare sull'aiuto dei dipendenti comunali tutti, dei dirigenti e del segretario generale, che già nel corso della scorsa consiliatura, da vice sindaco con delega al personale, hanno collaborato con me con grande preparazione e professionalità nell'interesse della collettività. Infine voglio ribadire quello che è un mio auspicio per il futuro della nostra città e per il quale lavorerò con tutte le mie forze: ascoltare e confrontarci in maniera costante con i cittadini e coinvolgere maggiormente i giovani nella vita della comunità. Questi saranno i principi cardini della mia azione politica ed istituzionale, perché grazie alla loro forza di volontà e agli stimoli che mi hanno trasmesso e che continueranno a trasmettere, cercherò di svolgere i miei compiti e le mie funzioni nella convinzione di farli sentire veramente parte attiva dell'azione amministrativa. Infine vorrei esortare tutta l'Assemblea a non dimenticare mai di agire pensando sempre anche al futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché un buon politico è colui che sa guardare intorno a sé con gli occhi di un bambino. Io l'ho imparato osservando prima e partecipando poi all'esperienza ormai ventennale del laboratorio Città dei Bambini e delle Bambine, divenuto eccellenza nazionale e conosciuto a livello internazionale. Anche per questo, con il sindaco Zindo e voi tutti,
Spero che il progetto del laboratorio Città delle Bambine e delle Bambine diventi una vera e propria istituzione o fondazione, caratterizzata dalla capacità di trasformare in azione i bisogni dei più piccoli e delle famiglie, intrecciando così i temi della città, della partecipazione e dell'infanzia. Faccio mia la lezione di Papa Francesco: dobbiamo far crescere la consapevolezza di essere una comunità che naviga sulla stessa barca, dove il male di uno va a danno di tutti. Ci dobbiamo ricordare che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente insieme, incontrandosi, negoziando, smettendo di combattersi, riconciliandosi, modellando il linguaggio della politica e della propaganda. Ripeto, saranno questi i principi e le regole a cui cercherò di attingere nella pratica quotidiana durante l'esercizio del mio mandato, che oggi questa Assemblea ha inteso affidarmi. Buon lavoro a tutti noi. Grazie. Prego, consigliere Iacono. Grazie Presidente, veramente congratulazioni. Per te un incarico importante che siamo certi saprai ricoprire con il tuo piglio attento e professionale, garantendo un impegno quotidiano e una partecipazione attiva. Sindaco, grazie. Grazie a te mille volte. Noi di Italia Viva ti rinnoviamo le congratulazioni, sei una figura importante per il nostro territorio. L'impegno verso la tua città è stata la caratteristica che ti ha sempre contraddistinto. Ora, visto anche il brutto periodo pandemico che attraversiamo, ti aspetta un compito non facile, ma siamo sicuri, sicuri che lo saprai esercitare con responsabilità e lungimiranza, nell'interesse dello sviluppo economico e sociale della nostra amata città. Noi di Italia Viva, insieme alla consigliera avvocato Raffaele Liviano, ti assicuriamo fin d'ora il nostro pieno sostegno rispetto a tutte quelle tematiche che riterremo essere al centro dell'attenzione amministrativa e politica. Termino rinnovando gli auguri di buon lavoro a tutta la Giunta, augurando loro la riuscita di tutti gli obiettivi prefissati nel manifesto elettorale. E infine voglio rivolgere un ringraziamento anche a quanti ci hanno preceduti in Giunta e in Consiglio per il proficuo e soddisfacente contributo apportato. Grazie. Prego, consigliere Longobardi. Anche l'hai toccato tu. Presidente, grazie, buongiorno a tutti, complimenti chiaramente per l'assunzione dell'incarico, nella certezza che saprà ricoprire il ruolo così come da regolamento e quindi diciamo garantendo la pari dignità a tutti i consiglieri comunali e soprattutto, come ha detto nel suo intervento, riportando la centralità del consiglio comunale al ruolo che gli compete. Grazie ovviamente a tutti i consiglieri comunali, i neoeletti soprattutto, un in bocca al lupo e un augurio di un quinquennio proficuo e gli auguri ovviamente al sindaco, poi magari la prossima volta che il sindaco presenterà la giunta faremo diciamo un discorso più ampio riguardante quelli che sono gli obiettivi di questa amministrazione e dell'intero consiglio comunale. Nel frattempo rinnovo gli auguri al sindaco, al presidente del consiglio e ai consiglieri tutti. Grazie. Prego consigliere Carcatella, il tempo che...
Signor Sindaco, colleghi, consiglieri, mi accingo a vivere con grande emozione e senso di responsabilità questa nuova avventura istituzionale, ben diversa da quelle da me precedentemente vissute come assessore. Il mio contributo sarà sempre e comunque nell'interesse della comunità, provando a migliorare la qualità della vita nostra e quelli dei nostri figli, a cui abbiamo il dovere morale di lasciare in eredità luoghi migliori di così di come li abbiamo trovati. L'adesione alla maggioranza della lista 100 passi, che ha contribuito alla mia elezione, è stata sancita con un accordo preelettorale sulla base di alcune tracce di lavoro condivise per le quali sarò sempre impegnato costantemente. Sarò sempre sostenitore di un rapporto che si indirizzi verso la partecipazione attiva dei cittadini, ritenendo fondamentale il contributo democratico che può giungere da diversi segmenti sociali della nostra comunità. Associazioni, organizzazioni di categoria, singoli cittadini, dipendenti comunali troveranno in me sempre ascolto e disponibilità. Dal punto di vista delle attività ritengo che ci siano diverse tracce di lavoro per le quali l'impegno deve essere collettivo e condiviso, a partire dal considerare in modo omogeneo le diverse zone del territorio, assicurando pari dignità a tutti, non trascurando alcun quartiere o agglomerato urbano, da Cupa Patacca a Carceri Vecchie. Dal mio punto di vista, una delle priorità di questa amministrazione è la mobilità sostenibile. Ritengo che vada sviluppato un progetto che punti a favorire il decongestionamento del traffico cittadino, incentivando attraverso percorsi ben definiti l'uso dei mezzi alternativi. Bisogna avere il coraggio, adesso, ora, come dice Lega Ambiente, ad istituire aree pedonali e provare, perché no, a creare una pista ciclabile che, partendo da Piazza Europa, passi per Piazza Massimo Troisi ed arrivi fino a Via Botteghelle. Ed è proprio a Via Botteghelle, secondo me, che ci aspetta una delle grandi sfide della nostra consiliatura. Con la dismissione della caserma Cavalleri abbiamo la possibilità di ridisegnare e rivalutare completamente un'area da sempre abbandonata. Io immagino l'abbattimento delle mura perimetrali e la possibilità di creare un grande parco urbano che da San Giorgio arrivi fino a Pietrarsa e che da lì si possa avere accesso alla Via del Mare, in linea con quanto stanno facendo gli enti limitrofi. Immagino nella caserma la possibilità di ospitare la Facoltà di Scienze Motorie dell'Università degli Studi di Napoli Partenope. Ed immagino, oltre ad un grande polo sportivo, anche un grande polo culturale, dove possiamo istituire un teatro stabile. Restando sulle tematiche ambientali, dobbiamo velocizzare l'abbattimento del liceo scientifico. Dobbiamo sostenere presso gli enti preposti la necessità di bonificare l'alveo San Nicandro, in accordo con la proprietà. Ipotizzare l'apertura del parco Morgese su Via Manzoni. Dobbiamo avere cura di ogni singola parte del nostro territorio, cura delle nostre ville, dei nostri parchi, di ogni singola giostrina per noi e per le nuove generazioni. Dobbiamo far sentire ai cittadini la presenza, l'amore e l'attenzione dell'amministrazione nei confronti loro e della città. I cittadini meritano più spazi verdi, migliore qualità della vita, ma meritano anche più controllo del territorio. È necessario avere una polizia municipale più presente, meglio organizzata, meglio strutturata, dove ogni singolo agente possa sentirsi gratificato e posto nelle giuste condizioni per poter dare il massimo contributo nei confronti della collettività. Bisogna non solo ripristinare il sistema di videosorveglianza, attualmente fallace, ma anche ampliarlo, rendendo la centrale operativa sul serio, l'occhio vigile sulla città e il cuore del comando, decidendo di acquistare e finalmente utilizzare le cosiddette telecamere trappola per identificare e sanzionare gli incivili che non rispettano le regole e che versano rifiuti a qualunque ora ed in qualunque posto, senza nessun rispetto per il bene comune. Restando sulla tematica del rispetto delle regole, bisogna fare uno screening serio sugli evasori della Tari e verificare quante utenze abitative e commerciali non risultano censite e quindi a quanto ammonta il danno derivante da questa evasione,
perché è chiaro, signor Sindaco e Presidente e colleghi consiglieri, che qui gli onesti pagano. Ma noi dobbiamo pretendere che il pagamento da parte di tutti sia di tutti e non solo da parte degli onesti. C'è la necessità di aprire una discussione seria sul sistema di raccolta differenziata e dei rifiuti in generale. Non è mai troppo tardi per provare a cambiare passo, magari provando a prendere esempio da comuni come Lucca, dove le campane per il vetro non esistono e in ogni angolo della città sono presenti isole ecologiche sotterranee. Si può ipotizzare per esempio la raccolta del multimateriale, così eliminiamo le campane per il vetro. E dobbiamo ritornare al controllo del territorio, dove dobbiamo riprendere il percorso con gli ispettori ambientali. Quando si parla del settore commerciale, poi, non dobbiamo solo aiutare gli esercenti commerciali, che in questo momento stanno vivendo un periodo di estrema difficoltà, anche gli artigiani, ma dobbiamo sin da subito creare le giuste condizioni per far sì che nuovi imprenditori, giovani, possano investire a San Giorgio a Cremano. Dobbiamo mettere a disposizione strutture qualificate per il sostegno ai progetti di investimento e al recupero delle risorse necessarie per cominciare un'attività. Lo dobbiamo fare ora, lo dobbiamo fare adesso. Va riorganizzata la macchina amministrativa in modo da renderla più snella ed efficiente, inserendo il servizio, reperimento, risorse e finanziamenti. Sarebbe inoltre arrivato anche il momento di approfondire il tema della riqualificazione urbana a partire dagli opifici dismessi e le aree abbandonate. Dobbiamo confrontarci con i proprietari delle diverse strutture e verificare la fattibilità di progetti di riqualificazione sociale ed economica. Concludo il mio intervento sulle politiche sociali e di integrazione. È qui che si gioca il futuro della nostra città. Una città invecchiata, una città che ha perso due generazioni, giovani andati via, e che rischia di avere molti che restano indietro. Gli interventi assistenziali devono essere diffusi e differenziati. C'è necessità di una vera analisi del bisogno che indichi i soggetti più deboli e quelli più esposti da sostenere, riuscendo a coinvolgere le fasce sociali della nuova povertà, che spesso per pudore non si avvicinano alle istituzioni. Contestualmente deve avviarsi un controllo capillare che scovi i furbi e ripristini la giustizia sociale. Le condizioni per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, Sindaco e colleghi consiglieri, le possiamo creare solo se decidiamo di puntare su settori strategici, parlando al presente, adesso, ora, guardando al futuro. Solidarietà, giovani e cultura per una città a misura d'uomo. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Carcatella, diamo la parola al consigliere Russo. Signor Presidente, signor Sindaco, non lo so se il collega si è dimenticato qualcosa, ma penso che oggi è doveroso praticamente fare gli auguri al Presidente del Consiglio e al Sindaco. Aggiungo un altro mio punto di vista. Volevo ringraziare il Sindaco per il gran lavoro che sta facendo per il Covid di informazione ai cittadini. Sindaco, continui così, perché penso che l'unica in questo momento, la sua vicinanza alla città è importante e interessante. Mi fermo qui, poi sull'aspetto politico, sul programma, è ovvio che se ne parlerà la prossima volta, il prossimo Consiglio Comunale. Auguri e in bocca al lupo. Prego, consigliere Anola. Sì. Sindaco, Presidente, colleghi consiglieri. Come rappresentante del Movimento 5 Stelle in questa assise non solo vi faccio i miei auguri affinché questa consigliatura sia, come dire, illuminata dal faro della trasparenza, della legalità in ogni azione amministrativa.
Questo è il mio grande auspicio, il mio grande augurio. Aggiungo che come forza di opposizione chiederò insieme, auspico anche ai colleghi, gli altri colleghi dell'opposizione, di essere edotti per tempo e di collaborare a quelle che sono tutte le iniziative indirizzate ad una grave situazione sanitaria che è quella che ci vede attualmente coinvolti. La collaborazione che non si riduca ad una semplice e mera comunicazione a pochi minuti prima di un messaggio sui social, ma che sia una collaborazione concreta. Voglio ricordare che durante la precedente consiliatura, durante la pandemia, le commissioni consiliari, con l'aiuto e col supporto delle forze di maggioranza e di opposizione, hanno messo in campo delle misure anche economiche che sono state attuate in parte. Quindi l'augurio è che si continui in questo modo e che ogni scelta di questa amministrazione ponga esclusivamente al centro l'interesse del cittadino, null'altro. Inevitabilmente siamo chiamati a rispondere ad una emergenza che inevitabilmente ci impone di assumere un atteggiamento collaborativo, ma allo stesso tempo, come forza di opposizione, io porterò personalmente le istanze, come ho sempre fatto in questi anni, le istanze dei cittadini e giudicherò e mi opporrò fortemente a tutte quelle scelte che dal nostro punto di vista, del gruppo che mi rappresenta, non siano rivolte nell'esclusivo interesse della collettività. Un augurio forte ai nuovi eletti e il rinnovo dell'augurio a tutti i nuovi, a tutti i consiglieri che sono preceduti dalla precedente consigliatura. Auguri a tutti. Grazie consigliera Nola, passo la parola al consigliere Farina. Sindaco, colleghi consiglieri, innanzitutto gli auguri per questa nuova avventura che i cittadini sangiorgesi hanno voluto affidare alle sue mani e alle mani di questo consiglio comunale. Abbiamo per qualche tempo trascorso qualche momento di governo insieme e in questo percorso sono stati molteplici i motivi che ci hanno spinti a pensare a una città diversa. La città ha scelto, ne prendiamo atto e a voi vanno i nostri auguri di buon lavoro. Gli auguri al Presidente del Consiglio, soprattutto per le parole rivolte a questa assise, proponendo che questa stessa divenga il luogo della politica in città. Questa assise deve ritornare al centro delle scelte e su questo lei troverà in noi dei validi collaboratori. Rispetto all'amministrazione, Sindaco, abbiamo già avuto modo di confrontarci con il suo invito rispetto a questa momentanea difficoltà che la nostra comunità sta vivendo. Diciamo momentanea perché speriamo che quanto prima, con l'auspicio di tutti, si possa superare. Vede, signor Sindaco, il ruolo e l'intensità della nostra opposizione sarà proporzionale ai vostri atti. Non ci tireremo indietro rispetto a delibere che possano aiutare e far crescere la nostra comunità. Speriamo quanto prima di conoscere l'operato e il lavoro della sua giunta, anche se vedo che qualcuno forse il programma elettorale non l'ha letto bene, e ci auguriamo che tutti i buoni auspici possano essere realizzati. Quindi in bocca al lupo a tutto, buon lavoro a tutti e speriamo di far partire quanto prima questo consiglio comunale. Grazie.
La parola al sindaco. Prego, sindaco. Sì, signor Presidente, signori consiglieri, si è sviluppato un, come giusto che sia in questo caso, veloce dibattito, e Ciro Russo ce lo ricordava, oggi non è il momento in cui si discute sugli indirizzi che prenderà l'amministrazione, anche perché avremo un consiglio che, su cui presenteremo la giunta e discuteremo anche di altri più accuratamente sui progetti che abbiamo in campo, e ovviamente ringrazio tutti i consiglieri intervenuti, perché al di là degli auguri si è tracciata anche una volontà di collaborazione nella misura e nella possibilità ovviamente che si potrà portare avanti. La consigliera Nola ricordava che in Commissione Bilancio abbiamo discusso alcuni interventi in passato, lo continueremo in passato, specialmente nel momento Covid, sul quale abbiamo condiviso alcune azioni che tra l'altro noi abbiamo votato poi il 2 settembre nel bilancio, fornendo anche ovviamente poi la possibilità ai cittadini di avere quelle attività, fornire ai cittadini quelle attività che avevamo codeciso. Sarà anche così, ovviamente si dovranno ricostituire le commissioni, si dovranno ricostituire i procedimenti amministrativi. Dall'altro lato io ho inteso incontrare l'opposizione sul tema Covid, proprio perché reputavo che al di là del formalismo delle commissioni, al di là dei tempi lunghi della burocrazia per arrivare a formare poi le commissioni, era giusto incominciare a interloquire anche con l'opposizione, avendo più facilità ovviamente per me di incontrare la maggioranza. Quindi su questo ovviamente troverete un'amministrazione disponibile, la discussione nelle commissioni, come ovviamente poi nell'assise più importante che questa, per il bene della nostra città. Avremo modo di confrontarci su tanti temi e nei prossimi giorni anche io ascolterò, o meglio, incontrerò informalmente, nel senso che non ci sarà un luogo istituzionale ancora per farlo, ma anche l'opposizione rispetto a quello che sarà le linee guida che dicevo prima, che dovremo approvare a breve per un motivo normativo ovviamente, perché la variazione di bilancio deve avvenire entro il 30 novembre, o meglio il riequilibrio deve avvenire entro il 30 novembre, ma come ho fatto già in passato, troveremo un luogo istituzionale dove incontrarci finché non verranno nominate le commissioni. Se non ci sono altri interventi, passiamo all'elezione dei vicepresidenti. Spieghiamo tecnicamente sì. Come funziona l'elezione. Sì, per l'elezione dei vicepresidenti ricordiamo che questa fu un articolo, il 13 bis inserito dalla passata recente consiliatura, che prevede la nomina di due vicepresidenti, di cui un vicario che necessariamente deve essere rappresentato dalla minoranza. In questo caso ogni consigliere può esprimere un solo voto. Esatto. Esatto. Sì. Passa un solo voto la minoranza delle leggi. Ma cacciare. Quando
saluto. Anche se prende 2 voti e l'altro prende 10, il vicepresidente della minoranza. Dice che deve appartenere all'opposizione, ma non è che la deve scegliere l'opposizione. Che non è scelto dall'opposizione, deve far parte dell'opposizione, capito? Sì, la boh, questa l'hanno capito, cioè lui diceva un'altra cosa. Diceva che comunque l'opposizione deve scegliere lui, chi me, ma non è. Facciamo, sì. Allora, la votazione non può essere palese, è segreta. Ma c'è scritto, per esempio, nella commissione di trasparenza si vota solo. Però questa è segreta, capito? Deve essere a partire dall'opposizione della minoranza. Ci capisco. No, non possiamo farlo perché anche mettere. Ma se da cagno. Perché non puoi mettere neanche 2 schede di colore differente, perché altrimenti si capisce che. Ma quando mai? No, al momento non siamo in grado di sostenere delle interpretazioni differenti, perché lo sono tutte chiare. Se non fosse stato chiaro, allora potevamo. Quello dice che semplicemente deve essere garantito all'opposizione, non è che lo poteva decidere. Per questo. Poi spiegherò. Che dice che la maggioranza può individuare uno dell'opposizione. Si fa come da loro, capito? È libero di votare, mica da votare solo l'opposizione, no, no. Pure a meno. La maggioranza. Che è pure a meno. Zinno. Arpaia. Carbone. Carcatella. Chianese, Cilento, Cozzuto, De Angelis, Di Giacomo, Emozione, Esposito, Farina, Fatalò, Ferrigno, Galletta, Iacono, Giuliano, Marino, Longobardi, Mirabelli, Nola,
Punzo, Russo, Spaziani, Velotta, scrutatori. Non si sentiva. Allora, ripeto, scheda bianca. Bianca? Poi scheda nulla, perché c'è un segno sopra, quindi è nulla. Quest'altra pure è nulla perché c'è un segno sopra. Poi carcatella, arpaia, scheda bianca, carcatella. Di Giacomo, carcatella Renato, carcatella Manno. Marino. Ah, Marino, scusate, non si capiva. Un voto. Arpaia, Carcatella, Spaziani, Di Giacomo, Carcatella, Marino, Arpaia, Carcatella. Vogliamo contare un attimo, ragazzi? Allora, sono due bianche. Sì, due bianche. Due nulle. Arpaia. 11. Conta queste qua, sembrano 11. Allora, ricapitolerei un attimo. Abbiamo Marino 2, Di Giacomo 2, Carcatella 11, Arpaia 5, due bianche, due nulle e poi uno Spaziani. Quindi nell'ordine abbiamo e due Di Giacomo, sì. Quindi abbiamo Arpaia, Carcatella. Sì. Il vicario è Arpaia, sì. Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno. Nomina della Commissione elettorale comunale. Dobbiamo distribuire. Faccio solo una brevissimo cenno. La Commissione elettorale, che a norma del DPR 223 del
del 67 è composta dal sindaco che la presiede, da tre componenti effettivi, tre supplenti. Anche in questo caso qui la norma è chiara e prevede che necessariamente deve essere rappresentata la minoranza, per cui ogni consigliere, anche in questo caso, come nel caso della vicepresidenza, può esprimere un solo voto. Non partecipa alla votazione il sindaco per espressa previsione legislativa. Preciso che ovviamente vanno votati tre componenti effettivi e tre, poi successivamente si procede ai tre supplenti. Sono sei in tutto. Se l'avevo detto. Quindi sono due votazioni. Solo quando facciamo gli effettivi. Poi la seconda volta, scusate, la posso procedere? Zinno. La scheda è ancora. Non posso votare. Ah, chiedo scusa. Se volete. Sì, Carbone. Carcatella. Arpaia, Chianese, Cilento, Cozzuto, De Angelis, Di Giacomo, Emozione, Esposito, Farina, Fatalò, Ferrigno, Galletta, Iacono, Giuliano, Longobardi, Marino, Mirabelli. Chi? Non l'aveva. Io sicuro. Nola, Punzo, Russo, Spaziani, Melotta.
Emozione. Marino, Galletta, Spaziani, emozione, Spaziani, Farina, emozione, Spaziani, Nola, Spaziani, Galletta, Spaziani, Spaziani, Farina, emozione, 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 Spaziani, Spaziani, nulla, Galletta, Farina, Farina. Otto Spaziani. Otto Spaziani. Conta questa di emozione. Emozione, Spaziani, Farina. Giusto. Sì, sì. Sei emozione. Farina, esatto. Quattro farina? Sì. Tre galletta? Tre galletta. Una nulla? Una è nulla e poi l'altra è marino. Una marino e una nulla. E una nulla. Sì. Quindi emozione 6, marino 1, galletta 3, Spaziani 8, farina 4, nulla 1 e una nulla. Sì. Quindi... Presidente. Ma fai sostituto. Dove sta il mio cellulare in tutto questo? Vuoi dire tu? Lo dico io, dici tu. Componenti effettivi. Componenti effettivi, quindi abbiamo Spaziani, emozione e farina. Adesso si procede con un'altra votazione per la nomina dei tre componenti supplenti, con le stesse modalità della precedente. Certo. Cita.
Consiglieri, se vi accomodate distribuiamo le schede. Michele? Siamo pronti per fare l'appello? Posso fare l'appello? Allora, possiamo procedere all'appello. Zinno? Ah, Zinno non vota. Arpaia? Carbone, Carcatella. Cozzuto. De Angelis. Di Giacomo. Emozione. Esposito. Farina. Fatalò. Ferrigno. Galletta. Iacono. Giuliano, Longobardi, Marino, Mirabelli, Nola, Punzo, Russo, Spaziani, Belotta, Grazie.
passare. Di Giacomo, Di Giacomo, Di Giacomo, Di Giacomo, Iacono, Iacono, Di Giacomo, Nola, Di Giacomo, che cos'è qua? Galletta, Iacono, Iacono, Galletta, Iacono, Di Giacomo, Iacono, Di Giacomo, Di Giacomo, Iacono, Iacono, Galletta. Galletta, Iacono, Galletta. Le ricontiamo. Vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Iacono. Ricapitolando, 9 Di Giacomo, 9 Iacono, 1 Nola, Galletta 5. Quindi abbiamo Di Giacomo, Iacono e Galletta. È un applauso. Allora, non essendoci altri punti all'ordine del giorno, dichiaro terminata la seduta di Consiglio Comunale alle ore 13:10. Buona giornata a tutti e buon lavoro.